Gentili spettatori, oggi su Ceramicanda TG Architettura parte un nuovo format dal titolo Restauro. Come il titolo suggerisce, questo format è dedicato al mondo del restauro architettonico e della conservazione. Insieme a professionisti, professori, aziende, addetti ai lavori, affronteremo tematiche quali la manutenzione, il consolidamento, il riuso e il ripristino. In queste 16 puntate parleremo anche di rilievo architettonico, della diagnostica e del progetto di restauro. Parleremo anche dei materiali, dalla muratura all'appiglio, dalle superfici affrescate al legno, parlando anche del calcestruzzo, ma soprattutto vedremo insieme le tecnologie, quindi la deumidificazione e il consolidamento delle murature, l'applicazione di malte e di resine specifiche, oppure l'uso di compositi detti anche FRP. Nelle puntate che vedremo affronteremo anche altri temi, quali le normative, le recenti linee guida sul miglioramento e adeguamento sismico degli edifici ed entreremo nel mondo degli Atenei. Affronteremo questo viaggio di 16 puntate in partnership con AssoRestauro, associazione di aziende professionisti del settore, coi quali cercheremo di affrontare questa tematica antica ma sempre attuale. Diamo ora la parola a Caterina Giovannini, presidente dell'associazione AssoRestauro, la quale ci spiega che cos'è e quali sono gli obiettivi di questa associazione. AssoRestauro è l'associazione italiana per il restauro architettonico, artistico e urbano. È stata fondata nel 2005 tra i produttori di tecnologia, materiali, i fornitori di servizi specialistici nel campo del restauro e della conservazione e riunisce anche imprese esecutrici di interventi di conservazione e restauro. È nata per rappresentare l'intero comparto e la filiera del restauro a livello nazionale e internazionale. Uno degli obiettivi principali della nostra associazione è quella di avvicinare il mondo imprenditoriale alle istituzioni, quindi creare punti di dialogo con gli enti di tutela, in primis il Ministero per i beni e le attività culturali, le soprintendenze, il mondo della promozione dell'internazionalizzazione delle imprese, quindi le istituzioni preposte a questo, Ministero dello Sviluppo Economico e Istituto per il Commercio Estero, e avvicinare, come dicevo, le imprese al mondo accademico. Siamo poi andati a Roma, dove abbiamo incontrato il professor Giovanni Carbonara, luminare della teoria del restauro e direttore della scuola di specializzazione in restauro dei monumenti presso la facoltà La Sapienza. Al professore abbiamo chiesto una sua opinione sullo stato dell'arte. Circa lo stato dell'arte oggi, potremmo dire che, a mio avviso perlomeno, lo sviluppo dottrinale è maturo e direi ne consegue che la formazione universitaria e soprattutto quella post-universitaria presso le 5 scuole di specializzazione in restauro e monumenti che esistono in Italia, la più antica è quella di Roma, poi Milano, poi Napoli, Genova, Torino, la formazione è buona. Ho avuto modo di vederlo anche partecipando a commissione di concorso per giovani funzionari del Ministero dei Beni Culturali, dove si è visto che il livello di formazione è più alto che 20 o 30 anni fa. Il problema non è quindi quello della formazione o quello dello stato della disciplina. Il problema è quello della connessione fra disciplina e operatività. E quindi c'è, a mio avviso, ancora una separazione che deriva da una difficoltà amministrativa, burocratica, nel riuscire a organizzare buoni restauri, nel selezionare le persone adatte, nel selezionare le imprese adatte e via dicendo. Credo che i restauri risentono da un lato di un certo disordine generale o fatica dell'amministrazione italiana, anche dello Stato, ma soprattutto delle regioni, in certi casi anche dei comuni, una certa difficoltà amministrativa, un peso burocratico eccessivo. Questo è uno degli aspetti. Dall'altro
dal fatto che i beni culturali sono assimilati, e l'intervento sui beni culturali è assimilato ai lavori pubblici, come se fosse la stessa cosa. Ma fare un ponte o un molo portuale, una ferrovia, costruire qualcosa di nuovo in ogni caso, è diverso da conservare l'antico. Il restauro dovrebbe avere delle norme, delle leggi proprie. Il tipo di impresa adatto a fare cose grandi non è adatto al restauro, che molte volte si avvale di imprese artigianali, con tradizioni familiari, piacendo. E queste imprese, da legislazione attuale, non sono affatto favorite, delegate da parte, anzi, tendono ad essere espulse dal mercato, con gravi conseguenze. Siamo poi andati a Padova, presso la Facoltà di Ingegneria, dove abbiamo incontrato il professor Claudio Modena, professore ordinario di tecnica delle costruzioni, esperto in costruzioni in zona sismica, nonché professore di problemi strutturali dei monumenti e edilizia storica. Al professore abbiamo chiesto quali siano i rapporti tra l'ingegneria strutturale e il restauro. C'è un rapporto molto lungo nel tempo, che ha avuto negli inizi, diciamo, degli esiti anche piuttosto negativi, legati al fatto che l'ingegnere strutturista moderno, diciamo, è preparatissimo ed è dotato di strumenti avanzatissimi per fare analisi strutturali per strutture nuove, non ha uguali strumenti, ma neanche, direi, quasi concettuali per affrontare il tema del costruito storico. Affidarsi e apprendere, diciamo, questi strumenti ha comportato quasi l'abbandono di tutte le conoscenze che erano legate ai criteri di progettazione dell'edilizia storica. Anche se alla fine, come dire, gli approcci più avanzati dell'ingegneria strutturale moderna stanno quasi tornando indietro e avvicinandosi sempre di più invece al modo in cui pensavano i progettisti, diciamo, del passato, non solo quelli dopo il Settecento, diciamo, quando sono incominciate ad apparire le prime teorie, ma anche prima, quando vigevano le regole dell'arte, che erano sostanzialmente basate sull'osservazione del danno estremo, del crollo, della lesione grave, che è un po' il modo in cui si affronta oggi l'analisi anche strutturale, non solo quello, ma insomma quella che dal punto di vista della progettazione, del supporto della progettazione, sta offrendo gli strumenti più efficaci, più gestibili, più chiari concettualmente. L'ingegnere strutturista ha capito che per affrontare un tema di strutturale sull'edilizia storica bisogna ragionare in maniera diversa rispetto a quando uno opera su una costruzione nuova, e comincia anche a disporre degli strumenti operativi per affrontare in maniera più adeguata questo problema. Si porta dietro la necessità di conoscere sulla base di notizie storiche, di analisi storiche, di indagini storiche, di conoscere sulla base di tecniche di indagine, dalle più semplici alle più sofisticate, per conoscere il comportamento dei materiali, la risposta strutturale, e fare sintesi tra valutazioni che sono legate all'osservazione del buon comportamento del costruito, i modelli di calcolo. Insomma, è un'operazione che richiede effettivamente molta formazione. Sentiamo ora dal presidente Caterina Giovannini quali siano le principali attività di Assorestauro in Italia e all'estero. Una delle principali attività di Assorestauro in Italia è l'attività di organizzazione e promozione di convegni. Il momento convegnistico è fondamentale, un momento di divulgazione degli aspetti tecnici e scientifici, ma anche un importante momento di promozione delle imprese associate che hanno la possibilità di presentare case study di successo. Per quanto attiene l'organizzazione dei convegni, è fondamentale la collaborazione col Comitato Tecnico Scientifico di Assorestauro, ovvero un comitato e un organo consultivo a cui appartengono i principali esponenti delle università e delle scuole di specializzazione di restauro e conservazione italiane, dal Politecnico di Milano all'Università La Sapienza di Roma, dall'Università e la Scuola di Specializzazione di Genova all'Università di Padova, l'Università di Brescia, l'Università di Ferrara. Il nostro obiettivo è quello di allargare l'appartenenza al nostro comitato a tutte le università italiane che abbiano avviato corsi di alta specializzazione in restauro e conservazione del patrimonio. All'estero, Assorestauro è stata impegnata in importanti interventi di restauro e conservazione fin dal momento progettuale,
fino ad arrivare quindi all'esecuzione delle opere di conservazione in due paesi in particolare. In Russia, a San Pietroburgo, abbiamo operato per il restauro conservativo della Porta di Pietro il Grande presso la Fortezza dei Santi Pietro e Paolo, un intervento finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e l'Istituto Commercio Estero, e recentemente in Turchia è stato appena concluso un intervento di conservazione alla Dolmabahçe Zat, Torre dell'Orologio, presso il Palazzo Nazionale di Dolmabahçe ad Istanbul. Sentiamo adesso che cosa significa restaurare, consolidare e rinforzare un edificio monumentale. La definizione del restauro deve nascere da una valutazione di fondo che risponde prima alla domanda del perché si restaura. Si restaura un manufatto perché è considerato non un bene economico e neanche un bene d'uso, ma lo si restaura perché è considerato un bene culturale. Quindi si interviene su oggetti di valore storico-artistico nel nostro caso, e i monumenti architettonici fanno parte di questo grande insieme, perché si vogliono tramandare al futuro, attraverso la conservazione materiale del manufatto, i valori di cui esso è portatore. Quindi il restauro risponde ad esigenze spirituali, ma si avvale di tecniche fortemente materiali. È materialista per poter essere attento agli aspetti culturali, sottili, spirituali del problema stesso. La manutenzione, direi, è ciò che precede il restauro, ciò che in qualche modo dovrebbe essere fatto sempre per evitare che poi si intervenga sul restauro. Quindi queste parole come prevenzione, conservazione preventiva o preliminare, conservazione programmata, manutenzione, sono fondamentalissime per la buona conservazione dei beni culturali. Altre espressioni come recupero hanno altro significato. La parola recupero nasce con un'accezione fortemente politica e sociale, come di rientrare in possesso di un bene che è stato sottratto alla disponibilità pubblica. Oggi la parola ha perso questa caratteristica che era tipica degli anni fino agli anni 60, è diventata un intervento su preesistenze giudicate importanti per ragioni economiche e sociali, ma non culturali, e quindi una cosa diversa. Nel restauro il fine è la conservazione, nel recupero il fine in qualche modo è il riuso, un buon riuso. Consolidare e rinforzare strutturalmente un edificio monumentale, io ormai mi sono fatto un'idea molto, molto chiara, insomma, che vuol dire capire bene e possibilmente potenziare gli accorgimenti costruttivi che erano già in origine. Ogni volta che si interviene cercando di modificarli per renderli più efficienti, in passato si sono avute spesso nel tempo delle risposte negative. Gli edifici storici vuol dire edifici che hanno dei millenni e centinaia d'anni a qualche secolo. Quindi hanno sperimentato tutto, no? Di tutto, terremoti, guerre, l'ingiuria del tempo, eccetera. Quindi pensare improvvisamente con un intervento di cambiare tutto è illusorio. Quindi quello sforzo di capire bene e ripristinare e potenziare il meccanismo proprio, insomma, ecco, questo penso che sia l'approccio principale. Non c'è un unico modo di intervenire, non c'è un unico materiale per intervenire, ma tutto dovrebbe essere orientato a rendere il più efficiente possibile o ripristinare la maggiore efficienza possibile della concezione strutturale originaria. La parola ora a Caterina Giovannini, presidente di AssoRestauro, la quale ci spiega una novità inerente alla sua associazione. Per il prossimo quinquennio AssoRestauro ha deciso di cambiare, ha fatto una scelta di profondo cambiamento, stringendo una partnership con DNA Italia. Precisamente il Salone DNA Italia è un salone dedicato alle tecniche per la conoscenza, conservazione, fruizione e gestione del patrimonio culturale. AssoRestauro ha scelto di stringere la partnership con l'organizzatore della fiera DNA Italia perché DNA si propone come salone di filiera. Quindi in un mondo estremamente frammentato e diviso come il mondo del restauro, abbiamo l'opportunità di fare sentire anche la voce delle imprese nell'ambito decisionale, quindi sugli orientamenti che l'organizzatore della fiera deve avere. Siamo giunti così alla fine della prima puntata del format Restauro. Vi aspetto con la seconda puntata, il cui tema sarà la diagnostica, sempre sull'850 di Sky. Ceramicanda, TG Architettura.